Per me è una persona diversa, eccezionale, aveva un carattere speciale. Quello che ha fatto lui, sia come calciatore che come direttore sportivo, voi lo sapete benissimo tutto quello che ha fatto lui per la società. Il mio primo allenamento a Pistoia è stato lui, la prima persona che mi si è avvicinato. Per me essere stato ricevuto da lui, che era una bandiera della Pistoiese, è stato di un valore enorme. Non ho parole per ringraziare quello che lui ha fatto per me in tutti quegli anni. Ho sempre apprezzato i suoi consigli. Aveva la parola giusta nel momento giusto, una persona che sempre ha dato i consigli a tutti, è stato sempre il nesso tra i calciatori e i dirigenti, una persona molto misurata, ci volevano tantissimi Sergio Borgo in quella società perché lui ha fatto sempre del bene, una grandissima, grandissima persona, Sergio. Di Roberto Maltinti, cosa dire che non si sia già detto? Per me è stato un grandissimo presidente e per quanto mi riguarda è stato più che altro un amico. Anche lui mi ha dato tantissimi consigli, quindi io ricordo con molto affetto quelle parole che mi disse lui prima di venire via in Argentina. È stata una persona che, come Sergio Borgo, che ha fatto tantissimo per la società. Sinceramente sono molto dispiaciuto per quello che è successo, addirittura della sua scomparsa, addirittura. Ho avuto modo di parlare con lui una settimana prima di quella tragedia e ci eravamo promessi, siccome io avevo intenzione di venire su a Pistoia per il centenario, ci eravamo promessi di rincontrarci, no? Dopo tanti anni. Lui era molto contento per quello, anch'io. Poi è successo quel che è successo e ci è rimasto un po' il rammarico di non poterci rincontrare. Ma resta il fatto che per me è stato più che un presidente, è stato un amico. Addirittura prima di venire via in Argentina, lui mi disse che se volevo rimanere a Pistoia, lui mi avrebbe offerto un posto di lavoro nella sua ditta. Se io decidessi di smettere di giocare a calcio, ci avevo il posto di lavoro. Quindi io l'ho ringraziato tantissimo. Io dovevo tornare in Argentina per un po' di nostalgia, un po' per i miei genitori. Quindi niente, è successo quello. Ma l'amicizia è rimasta per sempre e quello che ho raccontato della sua offerta di lavoro per me parla alla lunga di quello che era lui come persona. Ora faccio il geometra, quello che è stata la mia seconda professione, oltre il calcio, quello che ho studiato prima ancora di venire su in Italia, quindi ho ripreso quell'attività una volta smesso di giocare. E il calcio niente, ho fatto il corso d'allenatore, sono diventato allenatore nazionale, ho avuto qualche esperienza con ragazzini, con giovanili. Il mio amore per il calcio rimarrà sempre per tutta la vita. Poi ho avuto un'esperienza in politica, sono stato sottosegretario allo sport della mia città, Quilmes, una città che è qui vicina alla capitale, 15 km, che ha 700.000 abitanti. Anche quella è stata una bellissima, bellissima esperienza. Seguo moltissimo il calcio europeo, il calcio, soprattutto il calcio italiano. Seguo la Pistoiese sempre, da molto tempo, anzi addirittura oggi si è vinto con il Montevarchi, quindi cercando di stare al giorno su tutto quello che accade intorno alla Pistoiese, no?